Gesù ti sia sempre ed in tutto scorta, sostegno e vita. Carissimi, pace e bene e buona giornata a tutti voi. In questa giornata, certamente sostenuti sempre dalla guida, dall'intercessione di Padre Pio, ma è evidente che oggi siamo anche in compagnia del grande Sant'Antonio di Padova. E non c'è luogo, non c'è chiesa, non c'è città dove non ci sia almeno una chiesa, un altare dedicato a questo grande santo. E anche Padre Pio era tanto devoto a Sant'Antonio. Infatti nell'epistolario, in una lettera, Padre Pio chiede il permesso al suo padre spirituale di poter digiunare, ecco, di poter offrire un digiuno settimanale in onore di Sant'Antonio di Padova. Poi il permesso gli fu negato perché già aveva problemi di salute, quindi aggiungere un altro digiuno avrebbe compromesso ancora di più la sua salute. Però ecco, questo è un segno della devozione di Padre Pio verso Sant'Antonio. E oggi, ecco, parliamo dei santi. Abbiamo già accennato qualcosa le scorse giornate. Chi sono i santi? Chi sono i santi? I santi realmente sono, potremmo dire, i profeti dei nostri giorni. Abbiamo Sant'Antonio che dopo più di 800 anni riscuote ancora tanto successo, sembra che il suo messaggio sia ancora vivo, ancora attuale. Sappiamo bene come il messaggio di Sant'Antonio certamente è il primato di Dio, no? La parola di Dio. Sant'Antonio è l'arca del Testamento, conosceva benissimo la Sacra Scrittura e questo gli permetteva di dare il primo posto al Signore, ma poi l'amore di Sant'Antonio verso i poveri è l'altro suo grande messaggio, il pane benedetto che oggi si offrirà in tante chiese. Il pane benedetto è proprio il segno di questa grande carità, la carità, l'amore di Antonio di Padova verso i poveri, verso i sofferenti, verso gli ammalati, eccetera. Allora, Dio, la parola di Dio, e i poveri. E, però io penso, questi santi, no? Io dico così scherzosamente, questi sono santi in bianco e nero, no? Ripeto, sono passati 800 anni, Padre Pio rispetto a Sant'Antonio è giovanissimo, ecco, appena 133 anni. Però sono convinto che nel nostro pianeta, nel nostro mondo, ci siano ancora tanti altri santi. Non sappiamo, ecco, in quale angolo del mondo, in quale angolo della terra, ci siano uomini, donne che abbiano scelto radicalmente di servire il Signore, di servire il Padre, no? Attraverso la preghiera, attraverso la carità, attraverso il dono totale di se stessi. E questo è ciò che dà ossigeno al mondo, questo è ciò che dà vigore al mondo. Anche questo nostro mondo, anche se è così malandato, anche se è così martoriato, potremmo dire, ed è sotto gli occhi di tutti, tante situazioni che stiamo vivendo, tante situazioni che ci stanno realmente un po' scombussolando, però ecco, vediamo come la forza della preghiera di questi santi anonimi, di questi santi nascosti, di questi santi che noi non conosciamo, però sono conosciuti agli occhi di Dio, ecco, davvero danno ossigeno a questo mondo così ammalato. D'altronde, fratelli miei, siamo qui a Pietrelcina, quando Padre Pio ancora nessuno lo conosceva, quando era Francesco Forgione, chi si immaginava che questo ragazzetto, questo bambino sarebbe diventato San Pio da Pietrelcina? Oppure quando anche era qui da giovane frate, da giovane sacerdote, chi si immaginava che poi questo ragazzo, questo giovane frate avrebbe sostenuto un peso così grande, no? Nella sua vita, nella sua esperienza sacerdotale, nella sua esperienza mistica? E allora i santi sono questi, sono quelle persone, quegli uomini, quelle donne, non necessariamente per forza frati o suore o sacerdoti, no, anche tanti laici, tante persone che svolgono bene la loro missione. I santi sono proprio questi, sono quelle persone che portano a compimento il loro dovere quotidiano, il proprio dovere quotidiano. I santi sono quelle persone che realmente riescono a smuovere anche i massi più grandi nella loro vita, nella loro esistenza. Quando Padre Pio è arrivato a San Giovanni Rotondo,
Cos'era San Giovanni Rotondo? No, un piccolo borgo del Gargano, sconosciuto, eppure Padre Pio, con la sua preghiera, con la sua umiltà, con la sua messa, con le sue confessioni, ha saputo trasformare anche quella piccola cittadina garganica in un grande centro di spiritualità, anche Pietrelcina. Chi l'avrebbe mai conosciuta? Grazie a Padre Pio è diventata famosa. Vedete, i santi realmente cambiano la storia, cambiano l'esperienza, no? Che circonda la loro vita. Allora, fratelli miei, se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo diventare santi. Se diventiamo santi, se prendiamo sul serio la santità, realmente riusciremo a fare migliore, non il mondo, ecco, e pensiamo alle cose enormi, alle cose astratte, no, la nostra famiglia, la nostra società, la nostra parrocchia, il nostro mondo di lavoro. Ecco, se diventiamo santi, ognuno di noi contribuirà a rendere migliore il contesto che vivi. Allora, oggi, nella festa di Sant'Antonio, auguri anche a tutti coloro che portano il nome del Santo di Padova, ecco, ci auguriamo questo, di essere santi e di far diventare migliore il mondo, il contesto che ognuno di noi vive. Pace, bene e buona giornata a tutti voi.